Oggi sarà un compito davvero duro per me, con due personaggi di alta di questo calibro. Ma ho pensato che non volevo fare due interviste separate per presentare i due libri che vi presentiamo oggi, che sono I Buoni di Luca Rastello e Indagine sul Ventennio di Enrico De Aglio, ma più un dialogo tra loro due. Vorrei metterli in dialogo, anche se non hanno tanto bisogno, diciamo, di imbeccate, perché hanno già lavorato assieme all'epoca di Diario, quando De Aglio era direttore di Rastello. Però vuole essere un dialogo sull'attualità del tempo presente, perché entrambi i loro libri parlano di attualità del nostro tempo. De Aglio, con un lavoro di indagine giornalistica e di interviste sugli ultimi 20 anni, più che altro politici, del nostro paese, e invece Rastello con un romanzo che tocca alcuni aspetti della realtà. Le cose da dire oggi saranno sicuramente moltissime, il tempo a nostra disposizione non le esaurirà, ma speriamo di darvi degli elementi che potranno esservi utili anche per approfondire altri aspetti. Iniziamo con una brevissima presentazione dei libri. Enrico De Aglio, giornalista, immagino lo conosciate tutti. Se non lo conoscete, andate su internet a vedere che cosa, insomma, qual è la sua storia giornalistica e cosa ha fatto. Luca Rastello, anche giornalista, scrittore, ha diretto Osservatorio dei Balcani, ha lavorato tanto in giro, e il suo terzo romanzo, quindi alterna un po' il lavoro di giornalista a quello di romanziere, poi gli chiederemo anche qual è che gli piace di più. Allora, voi entrambi avete ragionato sull'attualità, sulla stretta attualità, però in due forme diverse. De Aglio con un'inchiesta basata su interviste, e Rastello invece sulla narrazione romanzesca. Come mai queste due diverse scelte? Iniziamo da... Dunque, buonasera. Dunque, il mio libro si chiama Indagine sul Ventennio, e il ventennio sono i 20 anni appena trascorsi, che io chiamo il ventennio berlusconiano, e che considero finito, così come è iniziato appunto nel 1994. Tutti scuotono la testa, chissà se è finito, non sarà finito, insomma, perlomeno anagraficamente per il Berlusconi medesimo credo che sia finito. Ed è una indagine, insomma, io immagino di essere una specie di detective, di investigatore su quello che è successo, perché quello che è successo, la ragione per cui ho scritto questo libro, è che io considero quello che è successo in questi 20 anni una specie di delitto, una cosa successa a questo paese che non meritava di accadere, che ha lasciato tutti peggio, che non è finita con nessuna happy end, eccetera, ma è finita male. E quindi, diciamo, ammetto che è un libro anche scritto quasi per fatto personale, nel senso che io ho assistito, e facevo il giornalista alla televisione, ho assistito all'ascesa del Silvio Berlusconi medesimo, insomma, di Forza Italia nel 94, e mi ricordo che scrissi 20 anni fa un libro su questo anno terribile. Si chiamava Diario di un anno abbastanza crudele, in cui dicevo che non riuscivo a capacitarmi che questa cosa fosse successa, cioè che fossero tornati i fascisti in Italia, che questo Berlusconi avesse vinto in quella maniera, che ci fosse la Lega, che ci fosse la mafia, cioè tutta questa roba qui insieme mi aveva proprio infastidito, insomma. L'avevo presa come un fatto personale, un'umiliazione personale, per cui sono andato a rivedere dopo 20 anni che cosa era successo, se si poteva dare una spiegazione e se il delitto era stato compiuto, chi era l'assassino e chi erano i complici anche, cioè come mai è stato possibile che un paese, diciamo, avanzato, colto, almeno così ci immaginavamo che fosse,
e civile, subisse una regressione di, del genere di quella che ha subito l'Italia in questi vent'anni. Il libro è congegnato con una storia, diciamo in breve, che ricapitola tutte le nequizie essenzialmente che sono successe, tra le quali io, oltre al berlusconismo, che considero una grande iattura, accomuno anche alla stessa stregua il fenomeno della Lega e tutto quello che ha portato la Lega, forse ancora peggio di quello che ha portato Berlusconi, quindi considero questo. E poi ci sono una dozzina di interviste a diverse persone che sono, se vogliamo usare questo termine, persone informate dei fatti, cioè persone che per la loro vita, per quello che hanno fatto in questi vent'anni, sono stati a contatto, insomma, con questa realtà che cambiava, hanno avuto dei ruoli di responsabilità oppure l'hanno semplicemente vissuta e che dicono la loro. Quindi, prima di dirvi qual è il risultato dell'indagine, chi sono gli assassini e chi sono i complici, vi ho detto, insomma, qual è semplicemente la scena del delitto. E la premessa. E quindi questa è un po' la ragione della scelta anche metodologica delle interviste. Ricordiamo, sono scritte anche sulla quarta di copertina, a Silvia Ballestra, Ivan Carrozzi, Mario De Aglio, Andrea Iacchia, Gad Lerner, Fausto Melluso, Peppino Ortoleva, Marcel Padovani, Romano Prodi, Massimo Recalcati, Roberto Saviano e Adriano Sofri. Poi dopo vediamo di andare anche un po' più nel dettaglio, non di tutti ma di qualcuno. Rastello invece, come mai l'analisi di una realtà che non riguarda la cronaca come quello di De Aglio rispetto agli ultimi vent'anni, però riguarda l'attualità di una realtà che è nata negli ultimi vent'anni, la realtà delle onlus, che sono sbocciate soprattutto negli ultimi 10 anni. Tu vai ad analizzarle, questo è l'oggetto della tua analisi, però con il formato del romanzo, che insomma ti permette anche di dire tante cose e di lasciarne intendere altre. Come mai questa scelta stilistica? No, la scelta del romanzo è dovuta, adesso sono un po' in finirà male con questo sgabello, io il preannuncio. Io ti tengo. Molto bianco. Dovete capirmi, sono su un trespolo che bascula su un palco alla presenza del mio maestro di un mestiere che oggi rinnegherò. E quindi, non il maestro, il mestiere, E quindi la situazione è imbarazzante assai. Allora, la cosa va così, non era l'attualità il fine di quel libro lì. La scelta del romanzo è dovuta al fatto che non è l'attualità quella che mi interessa raccontare. Uso l'attualità come merce, uso in particolare l'esperienza della mia vita, ma credo come fanno tutti quelli che raccontano storie, per dare corpo, per dare vita ai personaggi, alle situazioni. In particolare ci tengo, ed è curiosamente bella questa occasione qui, perché il romanzo trae spunto da un servizio che io feci proprio per Diario, proprio per Enrico, che mi spedì ad andare a vedere davvero cosa succedeva nelle fogne di Bucarest, dove si parlava dei bambini che abitavano nei cunicoli. Ebbi la fortuna di starci un paio di settimane là sotto a parlare, a vivere con loro, e di pormi una domanda, di provare una tentazione e poi farmi una domanda. La tentazione era quella di fare promesse. Io avevo un linguaggio, la prima sensazione che mi diede quell'esperienza fu: qua sotto muore la lingua. Infatti la prima parte del libro, che è ambientata in quei cunicoli, è scritta in una lingua molto spezzata, una lingua che non riesce a dire nemmeno la comunicazione essenziale, no? A volte sono liste di compleanni, liste di date di nascita, di nomi, per dire qualcosa, per costruire in qualche modo delle connessioni fra le persone, però la lingua lì sotto moriva, mentre io ero, in quanto giornalista e variamente operatore umanitario, perché ho fatto anche questo per 30 anni in 1000 ambiti diversi, ero invece il portatore di un linguaggio strutturato e seducente, capace di fare promesse. La prima tentazione fu di farle le promesse, di fare promesse a questi ragazzi, di cercare in qualche modo di intervenire sui loro destini.
sentendo il potere che questo linguaggio mi dava, spero che sia subentrato un freno inibitore di pudore, le promesse non le feci. Ma mi chiesi a lungo che cosa sarebbe successo se le avessi fatte, che cosa avrei offerto davvero a questi ragazzi se io avessi fatto le promesse e loro a queste promesse avessero creduto. Questa è la premessa del romanzo, questa è la storia della nascita del romanzo. Nel romanzo c'è un personaggio che io ho costruito su me stesso, che è un operatore umanitario, si chiama Andrea, uno stronzo senza fine. Spero che lui sia un po' più stronzo di me, nel senso che lui porta ad attualità alcune cose che in me erano solo potenziali. Lui le promesse le fa e poi si trova nei guai e ne gestisce le conseguenze. E questa questione del linguaggio che mi stava a cuore, no? Quello che io volevo raccontare in questo libro, ci ho messo proprio tanti anni a scriverlo, perché la prima parte di fatto è quell'articolo, poi è rielaborato, ma quel reportage per diario, e risale al 2000, all'anno 2000, e poi cominciai a lavorarci nel 2006 e ci lavorai per anni e poi l'ho finito nell'estate scorsa, questo libro qua, quindi... Questi riferimenti si trovano tra l'altro nel libro, c'è la data dell'anno 2000 all'inizio, poi si percepisce le Olimpiadi, il periodo delle Olimpiadi. I tempi ci sono. La domanda, usando la mia vita, io adesso sarò un po' semplificatorio, però usando la mia vita è un problema, usando le mie esperienze è un problema. Il problema è intanto di distillare le emozioni, no? Su questo mi ha aiutato un po' la vita personale, ho fatto tante cose, mi sono occupato di altre cose, quindi le emozioni col tempo sono decantate. E di capire che cosa voglio raccontare. Quello che volevo raccontare era una questione di linguaggio, come il controllo del linguaggio, la manipolazione del linguaggio e la costruzione sociale della realtà. Manipolando e controllando i linguaggi si costruisce una realtà, soprattutto in ambienti di comunità finalizzate, comunità chiuse e finalizzate, in particolare quelle in cui ho vissuto io sono quelle dell'informazione e del... diciamo dell'azione solidale organizzata, chiamiamola così per tenerci dentro tutte le definizioni onlus, terzo settore, volontariato, privato sociale, che mal si concordano una con l'altra. Lì il linguaggio diventa veramente la costruzione del mondo. Il tipo di linguaggio che si usa definisce l'orizzonte in cui ci si muove, definisce le relazioni, definisce i diritti che possono essere esercitati e quelli che non possono essere esercitati, ma il controllo del linguaggio garantisce che alcune cose che non vengono nominate semplicemente non esistono. Se la lingua non le raggiunge è perché non ci sono, la lingua costruisce una realtà all'interno della quale chi è coinvolto all'interno di questa realtà è determinato completamente dal linguaggio. Mi spiego con degli esempi. Mentre quando facevo le presentazioni del libro, nel libro per esempio c'è un episodio, una ragazza che chiede un congedo per maternità, lavora part time in una onlus e scopre che è incinta, allora lo comunica all'ufficio personale, l'ufficio personale le impone il seguente trattamento: attenzione, ti licenzi tu, non ti licenziamo noi, ti licenzi tu nel giorno del parto, stai a casa 3 mesi, poi noi ti riprendiamo con un trimestrale, un contratto a scadenza, perché dobbiamo vedere come va da madre, non si sa se poi sei davvero disponibile a lavorare per noi, ma in quei 3 mesi hai un contratto part time, ma lavorerai full time per restituire il tempo che ti sei presa per te. Per recuperare. Recuperare, sì, restituire. La ragazza resta così e poi in assemblea, davanti a un leader che dice oltre alle 50 ore di contratto nazionale bisognerà fare 7 ore di volontariato obbligatorio. Allora già l'espressione volontariato obbligatorio fa scattare dei campanelli, ma la ragazza alza la mano e dice 40, scusa, le ore sono 40 di contratto nazionale, non 50, 40, e viene investita da questo leader che usa il linguaggio proprio della comunità in cui tutto questo avviene. È un linguaggio che in parte io ho inventato, anche divertendomi moltissimo, ho inventato alcune espressioni, le ho prese da un linguaggio molto comune che tutti quelli che hanno lavorato in una cooperativa sociale conoscono o in una onlus, e una parte invece l'ho inventata e mi sono divertito. Per esempio ho inventato un'espressione che è la frusta dell'oltre. La frusta dell'oltre è quello sprone che ti permette di lavorare gratis senza pretendere uno stipendio, di fare molto di più di quello che dovresti fare senza pretendere di esercitare i tuoi diritti.
E a questa ragazza viene riproverato di non sentire la frusta dell'oltre, di essere bassamente sindacalista, di non metterci la faccia, di non sapersi sporcare le mani, tutto un rosario di espressioni formulari che hanno però definito l'orizzonte dei suoi diritti. Lei finirà espulsa e si troverà senza le parole per dire quello che le è successo, senza le parole per dire i diritti che ha tentato in qualche modo di esigere, senza le parole per definire se stessa in relazione al mondo che l'ha espulsa. Allora, durante le presentazioni succede sempre qualcosa di interessante. Io ne cito due di episodi rapidissimi. Uno è una ragazza che dice: sono la presidentessa del circolo Arci Hakuna Matata e rivendico il fatto di aver riservato a me stessa e anche alle mie dipendenti questo trattamento di maternità, perché avevamo un fine ulteriore. E un altro invece di una donna che trema sui 40 anni molto emotivamente in una società di mutuo soccorso, molto coinvolta emotivamente, che dice: io ho subito gli stessi trattamenti e vi chiedo di aiutarmi a capire perché ogni notte che Dio mette in terra io dico a me stessa: devi fare denuncia, devi aprire una vertenza, devi almeno dire quello che ti è successo, e non lo faccio. Sono anni che non lo faccio, sono stata anche in un'altra organizzazione, mi è risuccessa una cosa analoga e sono anni che non lo faccio, perché non ce la faccio? E durante questa presentazione succede che si alzano delle altre donne di un'altra generazione, offrono subito un sostegno, dicono: ma guarda, se vuoi fare denuncia ci siamo noi, facciamo un gruppo, eccetera. E poi una donna di queste si azzarda e dice: scusami, non voglio interpretare la tua esperienza, ma io ho la sensazione che sia molto simile a quella delle donne che subiscono violenza in un contesto determinato da un linguaggio maschile, fatto per rovesciare su di loro la responsabilità dell'abuso subito e per togliere loro la possibilità addirittura di nominare le cose subite e quello che ne consegue, cioè il rapporto spezzato con la comunità da cui si è espulsi. Si è espulsi da un linguaggio vuol dire si è espulsi da un mondo che finora si è vissuto come totale, totalitario, quindi dal mondo. Si vive in un esilio permanente e senza le parole per dirlo. Questo avviene ovunque nelle comunità chiuse e finalizzate, tutte. Infatti la comunità che io, racconto nel libro è stata identificata in tutti i modi possibili e immaginabili, dalla scuola Holden ai progetti per Srebrenica, a quello che tutti sanno perché sui giornali ci sono state le stupide polemiche, e che se volete dopo citiamo, al gruppo Bele, addirittura al mio amico Francesco che ha detto: Don Silvano è il personaggio che guida questa... Don Silvano è il personaggio del libro, e mio amico Francesco dice: vorrei saper scrivere i romanzi anch'io, farei un libro su mia moglie e lei Don Silvano. Io dico: missione compiuta, perché ovunque c'è una manipolazione del linguaggio c'è un Don Silvano. Io sono stato il Don Silvano di Osservatorio Balcani, dove ho scoperto che si applicavano contratti di quel tipo lì, dopo sono andato in conflitto. Capita a tutti, no? Era qualcosa di universale che a me interessava raccontare, questo rapporto con il linguaggio. Il ragazzo che in un'altra presentazione si alza e dice: io lo so che dovrei esigere i miei diritti, la malattia pagata, ma c'è un tale buco di bilancio nella mia cooperativa che metto a rischio il mio lavoro se chiedo i miei diritti. È una di quelle donne che erano state presenti la volta prima, si alza e dice: mi sembri proprio uno parlato dal linguaggio, perché il legame causale tra il buco della tua cooperativa e i tuoi diritti sta nel linguaggio, non sta nelle cose, te lo sei preso addosso tu e ti addossi una responsabilità che non è obiettiva, se ne potrebbe discutere almeno, ma non se ne può discutere perché il linguaggio che costruisce socialmente la realtà tende spesso a essere totalitario. Questa è una cosa universale. A uno che scrive un romanzo è giusto dire ogni tanto pisapi curt, ed è una critica che potrei accettare. Però il dato di fatto è che il romanzo è una scelta per raccontare qualcosa che sta al di là della realtà, in cui si usa la realtà come materia di costruzione insieme ad altre, perché c'è anche il mito. Il romanzo è costruito su un mito biblico in particolare, e in particolare sul racconto del profeta Ezechiele. Rimaniamo sul linguaggio allora, perché tu a un certo punto dici, scrivi, che Mauro, che è l'altro personaggio un po' meno stronzo di Andrea, forse possiamo dire, ha appeso un cartello sulla parete del suo ufficio, una frase di Calvino che avverte: dove si fa violenza al linguaggio è già iniziata la violenza sugli umani. E insomma, su questo veramente si allaccia questo discorso al linguaggio berlusconiano, cioè Berlusconi del linguaggio ha fatto il suo cavallo di battaglia, come l'ha modificato lui non l'ha modificato nessuno, come l'ha padroneggiato lui non l'ha padroneggiato nessuno, e proprio questa sua capacità di modificare il linguaggio forse può dare una risposta alla tua domanda, alla tua indagine.
Sì, naturalmente sì, questo funziona, però io non vorrei che Luca per primo riducesse, diciamo, il suo romanzo ad una questione di mettere sotto forma di romanzo un'avvertenza sindacale, no, una questione di questo genere, eccetera. Questo è un bellissimo romanzo, è il romanzo dei nostri tempi, è un romanzo scandalo, ed è un romanzo che affronta, come dice il titolo, l'animo, il potere, la violenza che esercitano i cosiddetti buoni, perché hanno un linguaggio, e il titolo è la cosa più importante, sì. I buoni, sui loro sottoposti, eccetera, qual è la loro struttura di potere, quali sono le ansie e le terribilità che hanno dentro di loro, ovviamente, e come invece le scaricano e le trasformano, diciamo, in giochi di potere e di arroganza sui loro sottoposti. Questo è il romanzo. Oltretutto, però, diciamo, credo che voi tutti già lo sappiate, Don Silvano e Don Ciotti, no? L'associazione di cui si parla, sì, è Don Ciotti, l'associazione di cui si parla è Gruppo Abele prima, eccetera, e Libera dopo, insomma, comunque questo è il mondo, i riferimenti sono anche piuttosto espliciti e chiari, e il libro è stato un libro scandalo che ha avuto, si può dire apertamente, insomma, l'autore ha ricevuto delle risposte piuttosto pesanti, c'è chi si è augurato che venisse arrestato, no? Sì, anche minacce proprio. Che venisse arrestato anche, e per la sua vigliaccheria si è nascosto sotto la forma del romanzo, eccetera. Il procuratore capo di Torino ha detto cose del genere. Insomma, è stato pesantemente attaccato. Allora, l'importanza, io voglio dire soltanto due cose: il linguaggio è la cosa più importante, è quello che ha detto Luca prima, ma è la scelta di introdurre questo tipo di persone, questi protagonisti, che rende la cosa interessante. Ed è, diciamo, la prima volta che in Italia, no, vengono affrontate queste persone. Faccio un esempio dall'altra parte, per esempio Saviano, quando ha scritto Gomorra, che sono ormai 10 anni fa, e quando adesso va, ha fatto vedere com'era una realtà di cattivi, no? Ha fatto vedere i cattivi, cioè i camorristi, come ragionano, come pensano, cosa fanno, eccetera, eccetera. E la cosa ha avuto enormemente successo perché tante persone prima di tutto hanno detto: ma questo mondo non è possibile, non lo conosco, è un mondo lontano da me, come sarà vero, è fantasia, non è fantasia, eccetera. E poi si è scoperto che era tutta fantasia. Ed è diventato poi addirittura talmente iperrealista che adesso una serie televisiva, io purtroppo non l'ho vista, ma mi dicono tutti fatta benissimo, eccetera, che si chiama Gomorra, che si vede in televisione, ha come protagonista totale dell'universo il cattivo, cioè non ci sono i buoni, lì ci sono solo i banditi, no? I delinquenti, eccetera, i camorristi in particolare, e non c'è la polizia o la legalità, il senso dello Stato, il volontariato, la Chiesa, non c'è niente di tutto ciò, ci sono solo i cattivi. Tant'è vero che mi faceva abbastanza pensare, ho visto che c'è una polemica in questo momento, no? Per esempio la televisione italiana dice: noi non faremmo mai una cosa del genere perché non vogliamo che poi il pubblico si innamori, diciamo, del cattivo, lo pigli come modello della sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. Però è molto difficile raffigurare i buoni, no? Questo è il problema su cui vorrei sentire quello che dice Luca, perché il buono è il buono, cioè il buono è quasi intoccabile. No, non solo è intoccabile, ma è anche, si può criticare. È anche la sua natura, cioè diciamo il prete col maglione, eccetera, è così che chiude gli occhi, che il buono, che dice oltre cose, che ha queste frasi, che aiuta tutti, a cui le persone danno volentieri del lavoro supplementare in più, e che però lui sfrutta, eccetera, e poi non so, come leggerete nel libro, insomma, fa tante altre cose.
questa persona è una figura importante nella società attuale, e adesso il paragone ovviamente non c'è, ma il Berlusconi di cui parlavi tu prima, il linguaggio che lui adopera, il mondo che lui rappresenta, che comunica, eccetera, non è tanto diverso. Non è molto diverso. No, è il potere del linguaggio, è il potere di una cosa. Però diciamo, nel mio libro il mio compito era più facile, no? Perché dopo parliamo di questo. Nel suo, ed è la grandezza e l'importanza di questo libro, c'è invece per la prima volta lo studio di un, è una cosa nuova, cioè si svela un meccanismo, si svelano delle persone, si svelano dei modi di essere, insomma, a cui non eravamo abituati a pensare, quindi è d'avanguardia, diciamo. Prego. Grazie, è chiaro che questo intervento mi fa la mesata, quello che hai detto oggi, no? Poi parliamo del ventennio e di cose più serie, però vorrei aggiungere due cose, no? Una riguarda gli attacchi. No, allora, prima di tutto Don Ciotti. No, non sono d'accordo sul fatto che Don Silvano è Don Ciotti. Si può dire che Don Ciotti è uno dei tanti Don Silvani, ecco, questo sì. Userò un verbo antipatico perché è accademico, sussumere. È uno dei tanti casi singolari, ma come lo sono stato io rispetto all'Osservatorio Balcani, è un tipo di male che è estremamente universale, delegato ad alcune cose peraltro studiatissime da più di un secolo, come il rapporto tra carisma e potere, no? Che è universale, che si trova ovunque. Allora è un caso particolare che può essere sussunto sotto la categoria Don Silvano, senza dubbio. Ci ho detto, io vorrei togliermi il sasso dalla scarpa perché sono un po' arrabbiato, queste accuse di vigliaccheria sono diventate anche in qualche modo un meccanismo di riconoscimento interno, no? Nei messaggi sui social network di un certo ambiente, nelle aggressioni verbali, per fortuna, benché qualcuno auspicasse qualcosa di più concreto, che ho subito, sono il leitmotiv è sempre quello, no? E io mi sono arrabbiato dopo l'intervista di Don Luigi all'Espresso. Caso singolare, io ho scritto una lettera di risposta all'Espresso e l'Espresso me l'ha censurata per 4 settimane, e il gruppo editoriale per cui io lavoro. Quando io la quarta settimana ho scritto, ma devo far mandare la lettera da un avvocato ai miei datori di lavoro, e allora loro hanno pubblicato uno stralcio di quella letterina. La sostanza di quella lettera era: nell'intervista Don Ciotti dice testualmente: non ho letto questo libro perché temo mi faccia star male, ma me lo hanno raccontato. È un'operazione proditoria di uno che tempo fa ha collaborato con me e non ha neppure il coraggio di guardarmi in faccia. Dispiace non riuscire a querelarlo perché si nasconde dietro la finzione di una presunta narrazione. Vorrei svolgere questa frase, questa dichiarazione. Non ho letto il libro, me lo hanno raccontato, però tolgo ogni dignità al tuo lavoro, dignità letteraria, presunta finzione, dignità tout court, un'operazione proditoria, cioè da traditore, di uno che non ha il coraggio di guardarmi in faccia, lasciamo perdere, ha collaborato con me qualche tempo fa, ma allora tu non leggi il libro e neghi dignità al mio lavoro, chi è che non ha il coraggio di guardare in faccia a chi? Ormai l'ho scritto e l'ho detto in tutte le occasioni, se qualcuno si sente coinvolto ai miei buoni, io sono disponibile ovunque, in qualunque situazione pubblica, un confronto, parliamoci. Ma questa cosa non esiste. Per 2 mesi, a tutti gli interventi che io ho fatto in pubblico, avevo militanti di alcune organizzazioni legate a quel mondo lì che venivano con telecamera e registratore e registravano ogni parola. Avevo capito di cosa si trattava, ma me l'ha spiegato bene la direttrice del Centro Pace di Ovada, che è stato sciolto per aver ospitato una presentazione del libro, essendo parte di una rete legata a Libera, perché la coordinatrice locale della rete le ha detto: sei pazza, vuoi metterti in un guaio, sai che ogni parola che dice è monitorata da uno studio legale, stiamo cercando di arrivare alla querela. Poi nella intervista Don Luigi dichiara l'impotenza, cioè gli dispiace, non riesco a querelarlo. Ma io dico a Don Luigi pubblicamente, anche in questa occasione: possiedo un televisore, una bicicletta e 2 figlie, se lui si accontenta del televisore e della bicicletta e ha il coraggio, che non ha avuto finora, di uscire e confrontarsi con me, gliela do io l'occasione per querelarmi e può pignorarmi tutto quello che vuole. Scusa, ma che venga fuori a parlarne, sì, per favore, e non spari alle spalle. Posso dire la sensazione che ho avuto? Io ho letto questo libro
negli Stati Uniti, dove Luca me l'ha fatto mandare perché abito parte dell'anno lì. E naturalmente, insomma, non mi sono staccato, eccetera. Ma la prima cosa che ho pensato è adesso succede questo, lo legge Don Ciotti, no, ovviamente se non l'ha già letto, gli telefona, organizza un incontro pubblico e gli dice: fratello, dove ho sbagliato? Oppure anche, cioè, fratello, io sono uno stronzo, ma no, dimmelo a me. Io mi immaginavo che succedesse una cosa di questo genere. Una reazione di chiusura così non, francamente non è una questione di fatti specifici, secondo me, non è una questione di non esiste la diffamazione, non esiste la cosa di questo genere. Esiste però una descrizione, uno studio del comportamento umano, esiste uno studio del potere, esiste uno studio psicologico, esiste una narrazione in questo senso, che è una cosa profonda sulla quale non è pensabile che le persone ritratte non si cioè la rifiutino in questa maniera, perché se la rifiutano c'è qualcosa che non funziona. Cioè, uno potrebbe dire: guarda, hai descritto un mondo che non c'è, troppo non è vero, facile, no? Parlare di verbi, cioè, stai dicendo, invece evidentemente questa cosa ha colpito. L'argomento cardine è quello di Nando Dalla Chiesa, che dice: lo sanno tutti che queste cose succedono. No, Nando ha scritto questo, lo sanno tutti che queste cose succedono, e anche in altri ambiti, li ha citati, ha citato anche Lotta Continua perché ce l'aveva su con Adriano Sofri, no? Però non bisogna dirlo perché così si nuoce all'organizzazione, e qui forse si arriva a un problema. Il problema è che oggi l'organizzazione fa velo alla qualità e all'efficacia dei servizi che l'organizzazione dovrebbe fornire, no? È l'organizzazione che paralizza i servizi, che non permette nessuna verifica su quello che sul valore sociale di quello che sta facendo e sull'efficacia nel produrre quel valore sociale. L'organizzazione è diventato il fine. Questo è uno dei problemi, per esempio, sollevato da Giovanni Moro nel suo Contro il non profit, che è un libro prezioso perché fa una critica prima di tutto dal punto di vista linguistico e poi giuridico di una categoria usata troppo facilmente. Dice: attenzione, perché il primato dell'organizzazione oggi è quello che rende in qualche modo impotente dal punto di vista dell'efficacia sociale tutto quel mondo che invece è nato per fini nobilissimi. Proviamo ad andare avanti un po' con questi temi davvero, davvero grossi che stiamo toccando e che continuate a toccare poi nei vostri due libri, soprattutto l'attualità politica, l'attualità sociale. De Aglio nel suo libro cerca di affrontare l'aspetto berlusconiano da diversi punti di vista, con le varie interviste che sono interviste mirate, cerca di analizzare il punto di vista comunicativo dell'esperienza berlusconiana, dal punto di vista psicanalitico del ventennio, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico e altri. Deglio, ci sono altri elementi che adesso a posteriori, dopo mesi dalla pubblicazione, ti vengono in mente che avresti potuto toccare e che non hai inserito? Dunque, io ho inserito molto l'argomento mafia, che considero molto importante, sì. Ma ha fatto piuttosto sorridere il fatto che sono stato superato dal miglior giornalista oggi sulla piazza, che è Emilio Fede, che l'altro giorno ha rivelato assolutamente quello che io faticosamente avevo cercato di dire. Dice: ma come, non lo sapevate? Tutta la fine di questi Berlusconi è stata fatta dalla mafia, non lo sapevate? E lo dice al suo allenatore personale, eccetera. No, voglio dire, certo, ci sono molti temi, eccetera. Io ho cercato di studiare, diciamo, il berlusconismo, cioè come mai come mai gli italiani, insomma, ci hanno creduto, come mai gli italiani hanno votato quest'uomo, come mai gli italiani cercano sempre un capo, no? Come mai si innamorano del capo e poi invece dopo un po' non si innamorano più, lo vorrebbero appendere a un lampione, qualche volta lo fanno. Ecco, questa cosa, il rapporto che la società italiana ha con i propri leader, eccetera, questo mi interessava. E ho fatto delle ovvie, diciamo, somiglianze, insomma, con l'alto ventennio, no? Col ventennio fascista, per dire che ci sono delle somiglianze, ma ci sono soprattutto moltissime differenze. Il ventennio berlusconiano non è stato quello, ma soprattutto non è stato quello perché non è finito nella stessa maniera.
E cioè il ventennio di Berlusconi finì con la guerra, la sua sconfitta, la resistenza e una parte del paese che con una ribellione, con una propria ribellione, terminò tutto ciò. Il ventennio berlusconiano è finito semplicemente perché l'Europa ci ha imposto che finisse. No, l'Europa vedeva questa persona, giustamente, cosa che noi non vedevamo, come un pericolo non solo per la stabilità economica, ma insomma proprio per l'andamento civile, insomma, della cosa, i conti pubblici, insomma, abbiamo degli affari insieme, insomma, con gli altri paesi europei, e quindi non volevano neanche che questa persona nel suo delirio insomma li mandasse a rotoli, e quindi ci hanno imposto insomma di farlo fuori, insomma di abbandonarlo. Però questo è successo in un altro, non c'è stata una reazione, no, della società italiana, non ci sono stati quei famosi anticorpi, no, di cui si era parlato all'inizio, ecco adesso la gente aveva capito quanto è brutto questo. C'è stato quello che vedete anche adesso, c'è stato un cambiamento, adesso insomma in termini più anagrafici, più giovanili, eccetera, però insomma sempre una cosa che stabilisce dei livelli molto bassi, insomma, di partecipazione, di democrazia, di tutto quanto. Ma alla fine della tua indagine sul ventennio puoi parafrasare quello che Gobetti disse del fascismo, che era un'autobiografia, italiana, anche il berlusconismo? Sì, penso di sì, penso che sia quello. Insomma, noi forse ci siamo illusi, ecco, diciamo che l'Italia avesse conquistato, diciamo, una solida democrazia, che avesse un'opinione pubblica allertata, che avesse una stampa libera e indipendente, che avesse, diciamo, è un'opposizione, e un'opposizione soprattutto, sì, è un'opposizione ben formata. Invece questo nei vent'anni non è successo. Io sono molto polemico su questo, infatti in particolare sul ruolo che l'opposizione ha avuto, cioè l'opposizione, sto parlando della sinistra in Italia, non si è accorta di questo fenomeno, di che cos'era il berlusconismo veramente, no? Di che cos'era questa azienda, di che cos'era questo controllo dei mezzi, di cos'era questa persona, di cos'era la sua corruzione intima su tutto, no? Non si è accorta, o se se ne è accorta, peggio ancora, l'ha taciuto alla propria opinione pubblica e l'ha considerato una cosa normale. E quindi come tale questo getta un po', cioè fa pensare se sia l'opposizione di sinistra ad essere, diciamo, la salvatrice della democrazia o no. Ecco, forse non lo è. Ma posso approfittare del fatto di essere qui con Enrico per fare una domanda, come se fossi io l'intervistatore, perché la domanda che mi viene subito è questa. Adesso, in questo dopo Berlusconi, risulta molto più ambiguo e fangoso di quanto siano stati i vari dopo italiani, persino dopo Andreotti forse, no? Allora la domanda è questa, cioè c'è davvero la percezione di un'epoca finita e di qualcosa da ricostruire, da rimettere in cammino, oppure c'è da parte del potere attuale, che esprime la storia dell'opposizione di quel ventennio, il tentativo un po' spregiudicato di fare uso anche di quello che questo ventennio ha? C'è una situazione ambigua. Puoi rubarvi le domande così? Sì. Scusa, ma c'è secondo me una sensazione ambigua. Io ho fatto diverse presentazioni del libro, però la domanda poi alla fine è sempre quella. Cioè Renzi è il nuovo ventennio, è il nuovo cosa, eccetera. Io francamente non lo so. C'è un aspetto, diciamo, effettivamente, che in qualche maniera è positivo secondo me, ed è questo aspetto generazionale. Cioè queste persone appartengono ad una generazione che non è compromessa con tutte le cose successe in questi vent'anni, o perlomeno lo è meno, ecco, o perlomeno pensa di non esserlo, o perlomeno, ecco, comunque insomma, apparentemente non è così legata a tenaglie, eccetera. Però nello stesso tempo questo non volere affrontare, cioè non volere parlare di quello che è successo, cioè non volere dire, ma analizzare, ma come mai è andata così, come mai è successo
in questa maniera? Come mai abbiamo avuto al potere, per esempio, la Lega, che faceva, no, che ha cambiato? Cioè, come è stato possibile questo? Queste cose qui non sono considerate da questa nuova, da questi nuovi personaggi, questa nuova classe dirigente che c'è, che si sta consolidando e che c'è. Quindi, come tale, questo per me è un pericolo, insomma. Quindi stiamo attraversando, secondo me, una transizione, una continua scivolare verso un qualcos'altro, ma che non ha secondo me una cosa dove sta andando. Mi sembra un dettaglio, ma a me personalmente ha messo qualche brividino vedere oggi, ieri, che le elezioni regionali rischiano di nuovo di essere annullate per una questione di firme false, ma questa volta del colore opposto a quello precedente. Ho visto un elemento di continuità allarmante. Sì, esatto, le lascia abbastanza disarmati. Ma e tu su quest'ultimo elemento, nel libro ti soffermi molto sull'aspetto culturale, che è quello più pericoloso, quello più profondo che c'è stato negli ultimi 20 anni, ad esempio il Berlusconi che ha trionfato nelle televisioni e tutta l'immagine che ha dato di sé, ma non solo il primo Berlusconi che magari poteva sembrare più buono. Poi tu ti chiedi, ma che immagine culturale stiamo fornendo alle nuove generazioni quando dal 2009 al 2012 si è parlato ininterrottamente delle abitudini sessuali del Premier? Queste sono problematiche grosse di cui forse gli effetti non li vedremo immediatamente, ma bisognerà poi fare anche un'analisi, secondo me, sugli aspetti culturali che forse non sono più modificati. Ma quello che è passato molto e che ha dimostrato essere diciamo molto popolare nella società italiana è assolutamente l'egoismo sociale, no? L'egoismo sociale, cioè l'individualismo, delle cose che sono delle caratteristiche della nostra storia, di come siamo fatti noi come nazione, come paese, eccetera, ma che si sono molto accentuate. In questo senso, per esempio, io considero che tutta la nostra, in generale, la nostra modo di affrontare l'immigrazione in Italia, in questo penso che, diciamo, il problema delle onlus, delle cose, eccetera, sia arrivi qui vicino, abbia dimostrato la nostra incredibile pochezza. Cioè, sono 20 anni persi, noi discutiamo ancora adesso se si debba dare lo ius soli agli immigrati dopo 20 anni. Gli immigrati sono quasi 6 milioni, la popolazione italiana sta diventando sempre più vecchia, no? Sempre più vecchia. Il futuro tra 20 anni, tutti dicono, sarà di una popolazione bianca vecchissima, egoistissima, permalosissima e malatissima, con almeno 10 milioni o forse più di immigrati che non avranno diritti. E questo crea una situazione orribile, no, nel nostro paese, di cui non ci rendiamo conto. E non ci rendiamo conto perché in generale quello che è stato, diciamo, questo il berlusconismo e il leghismo è stata questa cosa qua, è stato il trionfo dell'egoismo sociale. Quando poi qualcuno riuscirà a spiegarmi perché una parte del pianeta Terra, che si chiama la pianura padana, che è la zona più ricca del mondo, del pianeta, la zona più colta, più industrializzata, con l'opinione pubblica più agguerrita, più ricca di storia, di tradizione e di cultura, abbia prodotto per 20 anni la leadership di uno che si chiama Umberto Bossi e della Lega Nord, questo è importante, capire come sia successo. Perché uno dice, no, come mai la Germania negli anni 30 ha prodotto quello, ma come mai questa zona del paese, il nord Italia, ha prodotto Umberto Bossi, l'ampolla del Po, le onde padane, le camicie verdi? Queste cose qui sono successe in Italia, certo. È difficile tornare indietro. Certo,
Gli elementi negativi, però, il dolore allo stomaco che provocano questi due libri, secondo me sono un po' diversi. Adesso vediamo se mi correggete, ma per il libro di Deaglio sembra un po' più consolatorio, almeno per chi lo legge dice vabbè, io per 20 anni non ho mai votato Berlusconi, non ho mai votato la Lega, sono sempre stato dall'altra parte, queste cose sì sono successe, mi hanno fatto tanto male, però cosa ci posso fare io? Invece nel libro di Rastello ti prende un po' più, ancora di più allo stomaco, perché ti infilza di più il coltello sotto la pelle e ti dice fai attenzione che quello di cui sto parlando, i buoni, potresti essere anche tu. È giusta questa interpretazione? Do la parola prima a te. Allora io propongo il mio libro come postfazione al libro di Enrico, nel senso che il libro di Enrico enuclea i problemi e racconta il mondo in cui ci troviamo a vivere. Poi una piccola postfazione dice attenzione, nessuno si senta assolto. La situazione raccontata nei buoni è un pochino un esempio abbastanza non del tutto italiano, non solo italiano, ma in Italia un po' più rilevante che altrove, di quello che è successo in questo ventennio, perché una cosa che è successa in questo ventennio in maniera meno raccontata nell'attualità è anche che si sono realizzate due riforme mai dichiarate, le riforme che vengono sempre promesse e rimandate, in realtà due sono state nei fatti concretamente realizzate, sono la riforma del welfare, essenzialmente nel senso della privatizzazione, e una cospicua riforma dei diritti del lavoro dipendente, essenzialmente nel senso della decostruzione. Poi si può ragionare, può essere importante capire il perché e anche quasi rallegrarsene, no? Ci sono posizioni diverse, però si tende di più a non prenderne atto, anche perché uno dei laboratori privilegiati è stato questo benedetto terzo settore, chiamiamolo così per adesso, cioè il privato sociale, le onlus, il volontariato, eccetera, che ha raggiunto dimensioni enormi. Si parla di 300, il rapporto ISTAT 300, si parla di 300.000 organizzazioni con 4 milioni di persone a vario titolo coinvolte lavorativamente e di una capacità di incidere sul PIL del 3%, quindi parliamo di un colosso, con i dovuti distinguo. E questo colosso è stato il laboratorio di entrambe queste riforme non dichiarate. In primo luogo la riforma del welfare, nel senso della privatizzazione, ha caricato questo mondo, che è un mondo recente, è un mondo che esiste da poco, perché un conto è parlare della cooperazione nel senso tradizionale, un conto è parlare del mutuo soccorso, ma quando parliamo del privato sociale, delle associazioni così come le conosciamo adesso, parliamo di qualcosa che nasce intorno al 1979-80. Il 90,1% delle organizzazioni italiane sono nate dopo il 79. Qualcosa che prende una forma e nasce in un calderone culturale in qualche modo di radicale critica al modello sociale ed economico dominante. O è la sinistra post-sovietica, quella degli anni 70, o è il cattolicesimo, il cristianesimo riformato ma radicale, che è una forma di critica al modello economico ancora più forse forte e incisiva. Quindi non bisogna dimenticare l'origine culturale di queste organizzazioni, che invece negli anni 90 si vedono investite di compiti, si vedono intanto costrette ad affrontare emergenze per le quali non erano state preparate, a cambiare completamente l'orizzonte del loro intervento, per dire tutti gli interventi sul piano educativo, della prevenzione, eccetera, sono stati i primi a saltare con le privatizzazioni e poi con le crisi economiche che si sono succedute, per esempio l'educativa di strada, che è il contrario dell'emergenza, no? Sono il rapporto col territorio, con le potenzialità che il territorio esprime, sono state le prime realtà a saltare. E oggi tutti quelli che lavorano in una sociale, in una cooperativa sociale, sanno che le rette si ottengono, che i finanziamenti arrivano se tu ti occupi di disagio, diciamo, multiforme, se tu hai degli homeless, con malati di AIDS, con
problemi psichiatrici e tossicodipendenza, allora sì, e gli operatori che si sono formati per tutt'altro sono costretti ad affrontare queste cose qui, ma si sono trovati anche davanti a questo mondo, si è trovato davanti a una crescita esponenziale impressionante mai vista prima e davanti all'imperativo di costituirsi secondo il modello dell'azienda. La privatizzazione ha previsto che queste realtà diventassero capaci di autosostenersi, ha introdotto un nuovo orizzonte, le ha gettate in un mercato che ne ha determinato la struttura. Hanno dovuto entrare nuove professionalità e nuovi profili, ma non la professionalità dell'operatore che interviene sul disagio, la professionalità per esempio dell'esperto di marketing. C'è un libro di Valentina Furlanetto, Il Sole 24 Ore, che è interessantissimo, Industria della Carità, che dimostra come ormai ogni organizzazione sociale spenda più del 40%, ma in media si va oltre il 60%, per marketing e comunicazione, che è come a dire quegli spot pornografici che vedete in TV in epoca di 8x1000, 5x1000 col bambino che sta morendo di fame e ti dicono ma se tu dai 8 euro al mese lo salvi, in realtà con quegli 8 euro al mese pagate lo spot che costa a sua volta 600.000 euro, no? E poi gli stipendi dei funzionari e via così. Perché servono nuove professionalità? Perché si concorre in un mercato spietato, spietatissimo, dove le risorse sono limitate perché sono i finanziamenti e le donazioni, non si possono fare investimenti, non è un luogo per gli investimenti, non si fanno nemmeno come dire accumulazioni, perché se tu mi dai 2 euro per l'emergenza IT e io le metto in un fondo, anche se il mio fine è buono tenere quel fondo per ulteriori interventi, il donatore giustamente si sente preso in giro, truffato, quindi si vive soltanto delle donazioni. Che dobbiamo spartirci? Io ho una onlus, Enrico ha una onlus, lui ha una onlus, i fondi andranno a uno di noi e quindi dobbiamo concorrere spietatamente su un mercato che ci impone A, di strutturarci secondo nuove professionalità, B, di strutturarci in maniera gerarchica rigida, C, di costruire nuovi modelli organizzativi. Per esempio un modello che viene molto usato è l'interlocking, quello che Monti stava per proibire, cioè la capacità di una realtà economica organizzata di mettere suoi uomini nei consigli di amministrazione di tutte le entità economiche con cui ha rapporti, e questo si fa nel sociale, per capirci, se entrate in una rete come la citata Libera, è legittimo, va benissimo, non è una critica, ma ci sono figure che entrano nei direttivi di tutte le associazioni possibili e immaginabili, nei consigli di amministrazione delle fondazioni, eccetera, e viceversa accettano la stessa permeabilità, però è un modello di organizzazione legato a quel modello che si era nati per criticare. E poi si deve intervenire sul costo del lavoro. Si deve intervenire sul costo del lavoro perché è la voce forte, e lì entra la frusta dell'oltre, il lavoro motivato, il termine sindacalista usato come massimo spregiativo possibile, e la costruzione di linguaggi che negano e denegano i diritti del lavoro dipendente, perché il lavoro dipendente in realtà è un oltre, un di più. Che fa. Questa situazione paradossale e crudele, unita a uno, una contraddizione di origine, potrei dire metafisica, cioè il fatto che nella relazione di aiuto, perché poi alla base di tutte queste realtà sta una relazione originaria, che è la relazione di aiuto, A cade, B gli dà una mano a rialzarsi, e nasce come critica, lo Stato non riesce a garantire un uso corretto di questa relazione di aiuto, ci mettiamo noi e lo facciamo, però quando A cade e B gli dà una mano a rialzarsi c'è un rapporto di potere, A è in uno stato di minorità rispetto a B, questo stato di minorità permette ad A di coltivare la sua dignità fin tanto che la relazione è uno a uno, tu sei profugo, io ti accolgo in casa mia. Tu hai la tua dignità garantita dal fatto che io so che quando starò male ci sarai tu ad aiutarmi. Ma se io invece questa relazione da uno a uno la trasformo in uno molti, cioè la istituzionalizzo, di profughi invece che uno ne prendo 497 e faccio un'associazione, la reversibilità cade e un pochino anche lo status di cittadinanza dell'aiutato, che infatti diventa utente, un termine che è meno di cittadino. Utente. Nel mio libro io ho centrato il punto di vista a regredire, il primo è dell'operatore, cioè quello che domina il linguaggio, il secondo è dell'utente, quello che subisce il linguaggio, Azza, il terzo è di uno che talmente viene dalla strada che non è nemmeno raggiungibile dal linguaggio. Ora,
Io non sto dicendo che non si devono fare le associazioni e le organizzazioni, purtroppo la situazione contingente, soprattutto il fatto che il welfare viene dato sempre di più nelle mani dei privati, impone di farlo. Dico che bisogna mantenere fortissima la coscienza critica sul fatto che si sta gestendo una relazione di potere e non soltanto una relazione di aiuto, ma proprio il mercato e il marketing mi impongono di trasformare la credenziale morale che io gestendo la relazione di aiuto ho guadagnato in ideologia autolegittimante e che quindi non accetta contraddittorio, non accetta confronto con niente. Se tu mi critichi, tu mi metti in difficoltà nella durissima competizione che le riforme striscianti del ventennio mi hanno imposto come orizzonte, e quindi io devo fare in modo di conservare la mia credibilità, la mia legittimità in maniera totalitaria e assoluta, di rappresentare la punta più avanzata, perché veramente il laboratorio sperimentale di quel modello di organizzazione sociale che ero nato per criticare, ma fingere di essere ancora la critica di quel modello. Io devo essere insieme il potere e la critica del potere, come diceva Fassbinder, ma anche mia nonna, stai attento alla santa che vuole essere anche puttana. E noi siamo quella cosa lì, noi del sociale, siamo proprio quella faccenda lì. Il potere, la critica al potere, perché la gestione totalitaria di una relazione di potere con l'utenza e con il lavoro dipendente diventa anche contiguità con il potere, che è quello che ti legittima, perché avendo delocalizzato il welfare e depotenziato i diritti del lavoro, vuole mostrare di essere molto sensibile al sociale, alla marginalità, al dolore, alla difficoltà, e quindi fa a gara tutti i poteri, se guardate ecclesiastici, civili, politici, di destra e di sinistra, nel mostrarsi di fianco agli operatori solidali, nel tirarli a sé e farseli vedere. Fanno il greenwashing, quello che le aziende fanno mettendo un'operazione benefica di fianco al marchio che vendono, perché così tu compri più volentieri il loro prodotto, perché sai che fanno anche un ospedale ad Haiti. Il potere fa il suo greenwashing mostrando la vicinanza al mondo dell'aiuto solidale. Intanto quello si struttura in questa maniera spietata, ma rimane additato come il luogo virtuoso in cui si costruisce un modello di società migliore, perché il potere ha interesse a legittimare questa visione del privato sociale come il luogo virtuoso di costruzione di un futuro migliore. Ora, in quel luogo vengono denegati violentemente i diritti elementari per cui si è combattuto per un secolo e mezzo. E la tutela della maternità significa dignità del lavoro, significa parità uomo e donna, no, succede anche, no? Diciamo, succede in molte realtà, mica in una sola, succede. Succede in tantissime realtà, per cui io alla presidentessa della Cuna Matata le avrei chiesto volentieri, quella che diceva io rivendico la posta dell'oltre, le avrei chiesto volentieri, ma se tu nel nome di alcuni fetici, su questo si può tornare, di alcuni totem retorici che tu nascondi dietro due parole indiscutibili come legalità e memoria, ma nel nome di questi feticci, è lì che il mito aiuta chi racconta storie, dirò ancora una battuta su questo, a vedere più chiaro nell'attualità, se tu in nome di quei due feticci sacrifichi i tuoi figli vivi, che sono la dignità del lavoro dipendente, la parità tra uomo e donna, la tutela della maternità, insomma l'8 marzo non erano fiorellini gialli, erano 108 ragazze bruciate vive perché pretendevano di esercitare i loro diritti di lavoratrici. Se tu in nome di idoli astratti e secondo me anche ormai impotenti, no? Questo si potrebbe dire ma è oggetto di un'altra discussione, sacrifichi quello che concretamente un secolo e mezzo ha conquistato, veramente vai, come dice Marco Revelli, oltre il Novecento, ma nella direzione opposta a quella auspicata da Marco, no? Chiediti se stai mandando la società avanti o indietro, e soprattutto se tu che sgozzi i diritti conquistati dal lavoro e dall'azione solidale in nome di idoli astratti, sei additato come la punta di diamante virtuosa della società civile, chiediti se non stai scrivendo la bozza del prossimo contratto di Marchionne, perché è proprio quello che noi abbiamo fatto per 20 anni e oggi ci siamo alla resa dei conti con quel mondo lì e con tutte le sue contraddizioni. Vorrei aggiungere una cosa su questo tema che è un caso specifico, lo dico perché insomma il suo libro e anche le cose che racconto io hanno questo argomento. Allora, per esempio, l'associazione libera tutti la conosciamo e tutti ne abbiamo un buon giudizio, no? Che cosa fa l'associazione libera? È l'unica in Italia che parla, io l'ho pure fondata, no? Che dice che ogni anno manifesta e porta le persone in piazza e ricorda le vittime di mafia,
Io per esempio lo dico qua, insomma, sono molto contento e grato all'Associazione Libera perché ha aiutato due persone vittime, cioè parenti di una vittima di mafia ad avere un salario e ad avere una casa eccetera, e tante cose di questo genere. Vediamo queste cose che sono molto interessanti eccetera, le terre di Corleone gestite, ci sono dei giovani che partono, vanno a cogliere i pomodori, fanno le cose, vendono dei prodotti che sono fatti con l'olio che era prima della mafia eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui sono... Proprio poi c'è un presidio, c'è la sede, sì, del presidio, no, libera. E tutta questa cosa è la cosa che descrive Luca, no? Nello stesso tempo uno dice, va bene, ma perché queste cose qui le deve fare un'associazione privata? No? Certo. Cioè, perché le terre confiscate o i beni, certo, confiscati della mafia devono essere presi in carica da un'associazione privata e non devono essere presi in carica dallo Stato? In questo caso l'associazione privata si sostituisce allo Stato. Lo Stato si sgrava di questa responsabilità, l'associazione privata acquista un certo potere, anche perché no? Ha delle terre, le fa andare avanti, eccetera, eccetera, entra probabilmente in concorrenza con qualcun altro che ambisce ad avere le stesse terre, sia che siano i vecchi mafiosi che le vogliono indietro, sia che siano altre associazioni che potrebbe essere. Quindi, diciamo, effettivamente quello che ha detto Luca prima è un cambiamento materiale, no? Che è successo. Ed è successo lì. Per quello che riguarda questo tema, che guardate non è piccolo, se lo Stato italiano mettesse a bilancio i beni confiscati dalla mafia e dicesse preventivo dell'anno, come si fa per le tasse, io prevedo di confiscare alla mafia 5 miliardi eccetera eccetera e li metto in bilancio, insomma sarebbe una cosa che farebbe la sua impressione, insomma, no? Anche non so, in Europa è una cosa importante. Invece lo fa un'associazione privata. Così come è un'associazione privata che organizza ospedali nelle zone di guerra, eccetera, si chiama Emergency. Ma perché lo fa Emergency invece? E così come nella sanità e in tutte le cose è Comunione e Liberazione che ha le sue strutture, i suoi avamposti, eccetera. Quello che raccontava adesso Luca è effettivamente un cambio che è avvenuto diciamo all'interno di una grande ondata di privatizzazione, questo è quello che è successo, o di liberismo, cioè praticamente insomma lo Stato, la struttura statale a cui eravamo abituati, novecentesca eccetera, si spoglia di sue funzioni, queste nuove strutture occupano degli spazi e sono organizzate nella maniera in cui Luca ha detto, ci sono nuove figure professionali, sociali, al proprio interno invece replicano, no? Dei meccanismi di sfruttamento in sostanza, certo, a cui non eravamo abituati, e questo è il cambiamento. Ecco, quindi abbiamo detto una cosa materiale. Certo. E io vorrei darvi l'ultima sollecitazione. Però sulla quale ragionare. Potrebbe farlo? No, probabilmente no. E infatti è questa l'ultima sollecitazione che voglio darvi, cioè come si esce da questo, perché si sta andando in quella direzione lì, anche i partiti di sinistra stanno andando verso questa direzione, il PD ha chiaramente detto che ci vuole l'ingresso dei privati in un sacco di ambiti, trasporti, la sanità e non solo, e appunto lo stesso centro-sinistra in questi 20 anni ha caldamente sostenuto riforme neoliberiste che sono andate in questa direzione. Secondo voi, vi chiedo di essere telegrafici nell'ultima risposta, così poi lasciamo qualche domanda al pubblico, come nel 2001 si diceva un altro mondo possibile, non solo nel 2001. Non picchiati tutti, quindi. Sì. Per quello, quindi non c'è speranza di un'alternativa. Da qualche parte qui su per le valli li cercano ancora, per l'altra valle, sì. Non ne vedo molte, francamente, cioè credo che ci sia stata una grande ondata, insomma, di ventennale ormai di liberismo più o meno spinto, in certi momenti è stato più spinto, comunque il risultato finale è quello, e dal quale non mi sembra che ci sia una scelta alternativa, insomma io non la vedo, cioè non mi sembra che nessuno dica delle cose che siano alternative a questa cosa qua, in nessun campo.
Non so se fosse alternativa al guardare gli occhi all'estero. Si tratta di definire soltanto se c'è una, diciamo, una misura di moralità leggermente superiore, se c'è una misura di corruzione superiore, se c'è una misura di compromissione con la mafia superiore. Sono questi tre elementi qui, credo che siano, ma sulle grandi linee non credo che ci siano dei grandi cambiamenti in arrivo. E se posso insistere, non c'è su quello più importante secondo me, che sono i diritti degli immigrati. Sì. Che condizione hanno tutto il nostro paese? Posso dire di essere persino un po' più ottimista, nel senso che sono d'accordo sul fatto che non esiste un'alternativa al modello, perlomeno al momento non la si vede. E che però, come è facile dire, banalmente i lavori si possono fare bene oppure male, no? Prendendo atto del fatto, per esempio, che stiamo diventando, io dico stiamo perché Libera fui fra i quattro fondatori, quindi un po' mi sento parte della storia, anche se poi me ne sono allontanato di questa realtà. Siamo diventati la comunione liberazione della prevenzione e della mafia, no? Allora, da lì ci si possono porre due problemi che invece si tende molto a scavalcare, che sono l'efficacia di quello che si fa, davvero l'efficacia. Quando si eroga un servizio, credo che la prima preoccupazione sia di erogarlo bene, di erogarlo davvero, no? Che l'ufficio postale funzioni. Allora, l'antimafia è una cosa serissima, Enrico sa più di tutti in questo campo, e è giusto che ci si interroghi in maniera critica sul modello che si è scelto, no? Se il modello semplicemente di opposizione simbolica basato su un culto dei morti, ragionevole, utile all'inizio per creare una spinta propulsiva, però di fatto non ha consenso al sud, perché non ha consenso al sud. Le iniziative di quel modello sono sempre di massa, ma di masse pilotate, portate da fuori, sul territorio non ce l'hanno. E la domanda è perché? Perché gli abitanti del territorio sono più stupidi, più inetti, più vigliacchi, più ricattati, oppure perché sentono in qualche modo che non c'è una discontinuità in un punto essenziale? Una cosa che la mafia fa benissimo, per esempio, è capire la domanda sociale che un territorio esprime, rispondere con efficacia stravolgendola. Traduzione: vuoi lavoro, ti do sfruttamento. Vuoi comunità, ti do affiliazione. Vuoi la possibilità di carriera, io ti do il modello del boss da seguire. Vuoi anche un orizzonte etico, ma certo, ti do dei valori gerarchicamente organizzati. Se il modello dell'antimafia ti dà le stesse cose, affiliazione, lavoro sfruttato, modello ipertrofico di appartenenza, eccetera, il territorio si rivolgerà allo sportello che dà servizi più efficaci, no? Che dà comunque un po' più di lavoro, un po' più di cose. Purtroppo continuerà ad avere addosso la mafia. Allora, come dopo 100 anni di proibizionismo sulle droghe si è accorti che la droga non solo la si usa di più, ma è diventata la moneta di tutti gli scambi economici transnazionali, ed è venuta l'ora di chiedersi se quel modello forse non funziona, bisogna anche porsi delle domande sul modello che si incarna. Quindi ragionare in termini di efficienza del servizio che si eroga significa ragionare in termini autocritici su se stessi e sull'organizzazione e la struttura che eroga quel servizio, che è esattamente ciò che oggi non avviene, no? La risposta squadristica a ogni tipo di critica, di analisi, significa negare la contraddizione. Invece forse il primo punto è prendere atto del fatto che un'azione solidale e organizzata vive sempre nella contraddizione, non ha mai una soluzione unica e vera per un problema, no? Come i profughi di Cookies, altro pezzo che mi fece fare Enrico, c'erano 200.000, rapidamente, 200.000 profughi ammassati in una zona senza servizi sanitari. Chiesi al responsabile militare: non possiamo spostarli sulla costa, non potete spostarli sulla costa dove le organizzazioni umanitarie arrivano? E lui mi disse no, perché devono stare vicino al nemico, perché così il nemico le attacca e noi reagiamo e facciamo una guerra. C'è allora tutti gli operatori umanitari che volevamo portare aiuto a questi 200.000, tra cui c'erano malattie curabili, bambini che crepavano di influenza perché non c'era acqua, o di infezioni intestinali perché non c'era acqua potabile, ci siamo trovati davanti a una contraddizione inestricabile. Se noi facciamo aiuto umanitario su questi, facciamo manutenzione delle armi, come pulire i cannoni, rischiamo di produrre più morti di quelli che evitiamo con l'intervento, ma se non lo facciamo quei bambini li continuano a morire.
15 anni fa il mondo dell'azione solidale organizzata si scannò su qual era la risposta giusta. Oggi siamo tutti d'accordo, non c'era la risposta giusta. Si agì distinto, ognuno secondo la sua coscienza e la coscienza del momento. Partire da questo, sapere che la risposta giusta non c'è, che l'operazione giusta non c'è, che l'operazione luminosa sarà anche sempre oscura, e accettare interlocuzione con tutti i soggetti critici per tenere un occhio critico su se stesso e magari anche sulla società dentro cui si sta, cominciare a rivendicare proprio quella cosa lì che comunque va rivendicata. Lo faccio io e non lo fa lo Stato, d'accordo, forse non può farlo lo Stato, ma io pongo radicalmente la domanda del perché non può farlo e in che modo può aiutarmi a farlo e in che modo io mi pongo anche come presenza critica nei confronti dello Stato, dell'organizzazione sociale ed economica. Io devo anche un po' ricordarmi le mie radici. Sono nato per criticarlo questo modello, oggi lo incarno, questa cosa l'ho accettata senza pormi il problema. Ritorniamo a porci il problema. In termini molto pragmatici, questo renderà più efficaci i servizi che queste realtà privatizzate erogano, e questo è già un passo avanti rispetto all'ora. Sono le 8:20, quindi vi lascio la parola a voi, a chi vuole fare due domande, agli autori dei libri che presentiamo oggi, quindi... Sicuramente ci saranno curiosità da parte vostra, magari anche proprio in merito a fatti specifici dei libri. Non so se qualcuno vuole prendere la parola, ne può approfittare soltanto oggi, visto che li abbiamo qua ospiti. E, se no, possiamo concludere anche qui il nostro incontro. Cerco sguardi di complicità con gli organizzatori di una torre di libri, Massimo e Stefano, che... Ma si può chiacchierare anche con gli autori, i libri sono sì. Giusto, sì, mi dicono che i libri sono sotto la... Sì. Sotto il tendone, se volete farli firmare da loro, si può ancora chiacchierare un momento con loro e gli autori firmeranno appunto le copie dei libri là sotto la tenda. Grazie a tutti, anche da parte mia. Grazie ancora per essere qui.